tutti ragazzi, e ci ho messo un po' a svegliare Trevor perché chiaramente gli ultimi suoi giorni non sono stati proprio il massimo dell'allegria. Si era bello appisolato qui, dove penso che abbiate indovinato. E che posto sia questo? È la stanza che avevamo detto di Trevor. Chiaramente non è ancora completa, c'è qualcosina qua. Quest'angolo l'ho fatto e pensando ad un ipotetico bagnetto arrangiato proprio personale, poi quello dell'azienda pubblico eccetera non so neanche se lo farò, potrei anche farlo, ma comunque immaginiamo che magari sia di sotto. Ecco, vi lascio 5 minuti alla realizzazione di questa stanza come abbiamo fatto per l'altra, perché so che vi piace e vi interessa, e ci vediamo tra poco. Ok, avete visto rapidamente come si è fatta sta stanza. Ovviamente qua c'è il passaggio perché qui la porta
ce l'ho voluta fare. Qua c'è sempre... Ah, no, però qualcuno cambia, eh? Questo qua con gli occhiali è sempre lui. Ciao! Appena l'ho nominato mi ha guardato. Proprio bruttino. C'è da finire il terrazzo qua fuori, ma comunque direi che ci siamo, ragazzi. Allora, io, come forse qualcuno sa, reinstallato il gioco, quindi ho dovuto rifare un attimino tutte le cose da capo. Ho approfittato per rimettere le ruote originali all'Audi, visto che vi piacevano di più. Io sinceramente ormai manco me le cagavo, cioè non è che sto tanto a guardare sti dettagli, tanto la macchina non è che, cioè, stupenda, per me non lo sarà mai. Però, visto che preferivate così, ho ottenuto le ruote originali, sempre però con l'assetto ribassato, il kit con i fari oscurati, i vetri e quant'altro. Voglio dirvi la verità, però, io adesso, più che prendere l'auto, vorrei prendere quel camion là in fondo, perché dobbiamo fare... E, insomma, lavorare un po', ecco, riprendere un attimo la nostra vita. Adesso capisco che Ashley sia all'ospedale, eccetera. Intanto guardate qua dietro, vedete, si è creato questo bello spazio che migliora un pochino le cose. Non so, perché mi dà un senso di bellezza superiore. Voglio fare una manovra un po' strana, sperando di non distruggere la macchina. Parcheggiarla qui e andare col camion, che dobbiamo passare a fare una cosa, ma voglio anche portare in un bel posto. Poi, ragazzi, magari alla fine dell'episodio, prima di chiudere, andiamo a vedere come va con Ashley, ma comunque, insomma, la situazione è abbastanza disperata. Tutto quello che possiamo fare noi è continuare la nostra vita, magari, e accumulare più soldi possibili, se mai dovessero servire, eccetera. Guardate che bellino qua, si è creato un posto senza neanche farlo apposta, con questa specie di pilastro che tiene su un po' la stanza. Qua ho preferito continuare il coso di legno, che arriva più in fondo ed è più bello, se no si interrompeva la metà strada, era un po' a cazzo di cane. Invece, anche se era inutile, l'ho continuato. Direi che l'Audi è molto figa, parcheggiata qua così, andiamo in camion e ci mettiamo in marcia. Bello così, nero cattivo, ci sta, mi piace. Proprio qua, ragazzi, cioè svoltando a sinistra subito dopo la nostra azienda, intanto non so perché non compaiano le cose di Trevor là. Comunque, c'è l'officina, in teoria, di Gigino. Perché Gigino... Aspettate, lasciamo un attimo il camion qua. No, forse non va proprio bene qua. Mettiamolo. Allora, qua non c'è... Scusate, sì, perdonatemi la manovra. Ecco, qua direi che siamo a posto. È un posto un pochino losco, però è carino. Gigino il malavitoso, così conosciuto, lavora per noi, ma chiaramente lui è un meccanico, no? Fa manutenzione dei nostri camion, altre cose interessanti che ci potrebbero servire, tutto quanto. E lui ha questa piccola officina che fa cagare, ed è molto vicina alla nostra, all'azienda, perché è proprio lì sulla strada principale, solo che io non vi ho mai portati qua. Ed è un posto bellino, a parte questo trattore, vedete, tutti attrezzi un po' così, macchine distrutte, carcasse varie da cui lui tira fuori i pezzi e fa i suoi obbrobri, che però fanno i 700 all'ora. Beh, qualche bicicletta messa malino, questa è un'altra auto sfasciata, insomma questo è il retro. Qua c'è un Pirla che sta tirando testate dentro quest'aereo, perché non sono ben due i Pirla. Beh, complimenti gioco. Cos'è sta roba? Mega serbatoio. Vabbè, e qua si può entrare. Il camion è lì a posto. Scusi, salve. Chi è questo? Il guardiano di Gigino. Eccoci qua. Qua dentro, ragazzi, Gigino si è portato la Polo sfasciata. Mazza, Gigi, ma un po' di luci. Ciao, Gigi. Che si dice? Che? Stai a cancellare i pornazzi. Guarda che a me non me ne frega niente. Guardate tutti gli attrezzi di Gigino. Chiaramente lui è modesto, non è che... Però ci sa fare, eh? Quando uno ci sa fare basta un cacciavite, una chiave inglese e ha fatto. Cioè lui se la cava qua. Probabilmente Gigino non vuole pagare troppa elettricità, quindi c'ha solo i faretti attaccati a un qualche generatore. Queste sono delle bellissime portiere, devo dire. Una blu e una verde, che non so che cosa tu te ne faccia, caro Gigi. Chissà cosa c'è qua sotto. Sembrano due auto belline, questa qua è piccolina, un'auto d'epoca, tipo... Qua sotto invece c'è un muscle qua sotto. Vero Gigi? Che cosa mi nascondi? Eh?
Vabbè, diciamo che il nostro obiettivo principale era quello di vedere un po' l'Apollo, che mi pare più o meno, ma le ha tolte lui, immagino, tutte le portiere, probabilmente gli ha dato una... cominciato a dargli una grattatina, perché mi sembra... non vedo... la carrozzeria non è lucida, è tipo opaca, e secondo me è l'opaco di quando uno ci gratta bene bene per ripararla, insomma, per verniciare, per mandarla al forno, alla carrozzeria. Non so cosa lui ci voglia fare. Gli ho detto di non preoccuparsi troppo. E lui mi fa: Trevor, non ti preoccupare, io la prendo e tu ti fidi. E noi ci fidiamo. Questa è la macchina come si presenta adesso. Ce l'ha Gigino in consegna, non è più là dietro. Prima, mi raccomando, ragazzi, non ve l'ho detto perché volevo farvi la sorpresa di Gigino. Gigi. Ma secondo te posso far vedere agli amici il tuo piccolo segreto? Glielo vogliamo svelare? Gigino il malavitoso, ragazzi, è un gran figo perché ultimamente si è preso una vera bestia, un affare, una macchina che adesso noi andiamo a provare là in fondo. È una roba per appassionati, è del 1993. Si tratta di una Renault Clio Williams, che non so quanti di voi sinceramente conosceranno. Ma è un piccolo animale degli anni 90. Veramente una bella macchina. Tra l'altro io quando ero piccolino c'era un amico di famiglia e ne aveva una. Ci sono anche salito sopra, ci sono particolarmente affezionato e assolutamente voglio fare un giro con quella di Gigino. Ma cos'è sto casino? A me è questo gatto. Che carino! Sta dormendo e fa un casino della Madonna. Micio? Oh mio Dio! Da dove è uscito quella? Forse era sul... Oddio, va bene, voglio fare un giro assolutamente con questa Clio Williams di Gigino. Che spettacolo, ragazzi. Vediamo quanto va. No, ma no sullo sterrato, però. Mamma mia, bellissimo. Dentro. Giusta, dentro. Oh, che figata. Poi più in là ne hanno fatte, di Clio sportive pure, però questa Clio qui non la batterà mai nessuno. Andiamocene un attimo di qua, scusate. Oh, che figata. Minchia se va. Minchia se va. Cazzo, che macchina, ragazzi. Altro che Audi A7, io andrei in giro con questa tutta la vita. Che spettacolo! Mamma mia, Gigino è un grande, cosa mi ha fatto rivivere? Scrivetemi nei commenti chi conosce la Clio Williams, questa serie qua del 93. È una goduria, ma comunque... Ok, questo qua va. Beh, funziona il coso della benzina, ma non le statistiche di Trevor non le vedo. Mamma mia, che tiro appena apri il gas! Non è qui, giusto? Più avanti, vabbè, pazienza. Purtroppo qua però andiamo. Ma va? Che fa questo cagnozzo qua? Cane? Ma è di quel signore o... Ma sì, dai. Sì, è di quel signore e credo che abbiano questo SUV. E sono venuti a farsi una passeggiata in riva al lago. Guardate che bello questo posto, eh? Si potrebbe fare? Quando abbiamo finito di costruire quella villa, ne facciamo un'altra affacciata qui sul lago. Vai, mi piace, così, tanto è bello costruire. Intanto riportiamo questa bellissima Clio Williams a Gigio e andiamo a guadagnarci la pagnotta. Ci siamo un attimo distratti dalle brutte vicende che riguardano Ashley, che poverina è lì in coma all'ospedale. Vabbè, Gigi, mi dispiace, poi te la lavi la macchina, tanto c'è l'officina. Quanto cazzo corre sta cosa? Piano, piano, piano. Spettacolo, spettacolo davvero. E gliela rimetto dove ce l'aveva lui, che qua ci sono gli amici del baretto che gliela guardano anche un po', no? Che sto posto non è che sia proprio il top del top. Perfetto, andiamo, ragazzi. Gigi,
Gigino. Oh, boss, salutami Gigio, io devo andare. Ci rimettiamo in cammino, adesso dobbiamo andare più o meno dove ho messo il segnalino, che ci aspetta una consegna un po' difficoltosa. In sostanza è tipo un trasporto eccezionale, un trasporto straordinario. Sapete quali sono? Quelli in cui si portano delle cose immense. Di solito sono anche dei trasporti scortati, e oggi non lo saranno, non penso. E però vediamo bene, valutiamo la situazione. Intanto non è lontano, ma poi dobbiamo andare però tipo in città più o meno, quindi camminare tipo con un palazzo attaccato come rimorchio e andare in città è complicato. Siamo arrivati, grazie al cielo è comparso stranamente all'improvviso il coso qua in basso, me ne sono accorto adesso. Grazie, coso qua in basso, però vedo un bel problema. Questo che cazzo è? Un deposito di sti qua? Recycling center? Boh, vabbè. Forse l'hanno potuto portare fin qui, ma siamo impazziti. Con queste ruote agganciate su sto coso. Ma come cazzo fai a portare? Cioè, lo fanno, ma questo è un fottutissimo caterpillar. Guarda sto povero rimorchio. Cosa c'ha? No, niente probabilmente. Ma io ho paura a toccare sto coso. Ah, ecco, ok, adesso si è messo dritto. Vabbè. Robette. Ma regge, non è che... Salve! Caterpillar. Vediamo di fare manovra e di agganciare sto coso. Non ci posso credere. E poi dobbiamo portarlo in una zona in costruzione in città, che dopo vi faccio vedere. È carina per quello l'idea, ma porca vacca. Ok, l'abbiamo agganciato, ma io non, come faccio a guidare? Ci siamo impazziti. No! Dobbiamo andare qua, vedete, che c'è una strada con tutte cose da costruire. Quindi neanche troppo vicino. Ragazzi, io ve lo dico, non ho intenzione di fermarmi a far passare gente. Dove sta quello? Ah no, ok, è passato. L'illusione probabilmente ci... Sì, infatti ci passa di fianco, ci passa anche sotto volendo. Oh mio Dio! Fermi! Ok, devi girare tu. Ciao. Non si capisce niente nella guida. Rischio di prendere chiunque. L'autostrada. Bene. Lasciate ogni speranza a voi che mi affiancate. Non vedo niente, dov'è il camion? Vabbè ragazzi, preghiamo. Pure il posto del blocco qua. Salve, sono autorizzato. Si fidi. Non sto rubando un transformer. Dobbiamo tenere la destra, giusto? Mamma mia. Salutiamo i carcerati. Diciamogli che è tanto bello essere finalmente fuori e allegri. Non è che lo colpisco sto coso. Mamma mia, neanche tanto lontano, eh. Scusate, mi metto un po' in mezzo, ma perché non ci capisco niente. Non voglio beccare guardrail strani, ma che roba... Cioè, guardate che cazzo... Il bello è che tira come un matto sto camion, eh. Ma non è che Gigino fa le cose a mia insaputa. Tira come matto, no. Sono a manetta e questo è il massimo. Sembra molto veloce perché abbiamo in primo piano qua sto coso gigantesco. Oh mio Dio. Ma dai, ma è impossibile. Vediamo se allontano un po' la visuale cosa succede. Panico. Ma che bello che è. Sembra surreale. Eppure, forse non so, qualche volta vi potrebbe essere capitato di vedere qualche trasporto eccezionale assurdo come questo. O simile. Che cazzo fate? Forse non avete capito. Il bello è che io a norma di legge non dovrei assolutamente buttarmi sulla corsia di sinistra. Però vabbè, Trevor non è studiato e fa i sorpassi col caterpillar attaccato dietro come zainetto. Ecco che c'è lo svincolo. Siamo quasi arrivati. Oh, il cartello lo dobbiamo evitare. Mamma mia! Stra difficile. Occhio al lampione. Ok, il lampione è abbastanza alto, grazie al cielo. Sinistra, però... Che cazzo fai? No, sotto sto cartello io non ci passo come quello di prima, quindi dobbiamo farci coraggio e andare a sinistra. I parametri sono rimasti lì attivi, ok, attenzione, immettiamoci. Dai che ci siamo quasi, ci siamo quasi.
Anche qua si va a sinistra. E adesso si fa fatica in città, però è un pochino alta la situation, quindi dobbiamo stare attenti. Tipo, ho notato che sotto ai semafori ci passiamo tipo troppo a culo. Oddio, guarda quello! Beh, amico di Gigino, che cazzo sta facendo? Va bene, ci siamo liberati. Questo non si è capito dove fa. Attenzione, perché adesso qua non è facile. Occhio, occhio! Ma è impazzito! Vai, vai! Vada, signorina! Quasi la tranciava, guarda qua dove mi tocca. Oh! La gente si caga sotto, ma io sto solo lavorando. Certo che passare con sto coso su da di qua. Ecco, scusate, permesso. Oi oi oi. Fermo! Porca di quella vacca. E mo io che dovrei fare col camion? Cioè, te ti metti in mezzo alla strada così e io devo trovare la soluzione. Occhio sul marciapiede, dai che ci siamo. Incrociamo un altro camion, è proprio botta di culo. Vai, vai, vai! Ti ho calcolato! Mannaggia te! Ecco qua, ragazzi. Qua dovevamo arrivare, che come vedete c'è una specie di zona residenziale in corso d'opera. E probabilmente avevano bisogno di uno di questi per la fase avanzata. Bellino, eh? Vabbè, via de sto coso. Ragazzi, se la vedono loro, i soldi, abbiamo adesso il conto in banca e ce li accrediteranno. Se non sarà così, torniamo qui con un'autocisterna e dell'ottima dinamite. Penso che possiamo riportare il camion a casa, cioè a casa sua, nel senso. Oh, guarda, questi signori hanno una polo grigia, carini. E prendiamo su la nostra macchina e così per sera riusciamo a fare un salto da Ashley. Vorrei portare una valigia con delle cose nel caso riacquistasse conoscenza. No, avete capito, come avevo detto l'altra volta. Ok, bentornati. Il masticamion, boh, non consumano niente. L'Audi sta sempre là dove l'abbiamo lasciata, bravissima auto. E questo camion, facciamo una cosa furba, lasciamolo qua in zona camion. D'accordo, dai, abbiamo posizionato la valigia sui sedili posteriori, adesso dobbiamo solo andare all'ospedale e trovare un parcheggio lì intorno, perché chiaramente magari passeremo la notte lì nell'altro letto, così a Ashley non cambia molto, ma al povero Trevor magari sì. Ci sarà un parcheggio dalle parti dell'ospedale, speriamo di sì. Ammazza, il casino, si sono fatte tipo le 8 di sera, tra l'altro non abbiamo molti viveri. Vabbè, dai, ci arrangeremo con qualcosa dell'ospedale pure noi. Visto che Ashley non so quanto mangi. Sfruttiamo il suo servizio. Senti, dai, levatevi dai coglioni. Allora, ragazzi, cominciamo a vedere se in questa zona ci sono dei parcheggi. Dovrebbero esserci, perché dalle parti dell'ospedale, no? Forse qua sotto. Questo cos'è? Non è un garage? Ah, vedi? Ci devono essere per forza nei pressi di un ospedale dei parcheggi pubblici. Che cazzo. Guardate che bel posto, ci sta, è tutto ben organizzato, ovviamente in una città non potrebbe essere altrimenti. Ragazzi, si prende sulla valigia, si va su da Ashley e noi ci vediamo però la prossima volta. Poi vabbè, per Ashley vedremo cosa succede, adesso non dobbiamo essere per forza tristi ogni episodio, ragazzi, ce ne faremo una ragione se per caso succede la cosa più brutta che potrebbe succedere. E vabbè, che dobbiamo fare. Vi saluto, ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao.